Leon Zukernik è il titolare delle Kings Casino, una struttura assolutamente meravigliosa. Lui oggi è particolarmente felice perché ha appena vinto un clamoroso torneo di Omaha. Sì, un torneo, grazie. Un torneo prima volta, ho giocato penso 15 volte in questi tornei con Jan Peter Jachman. Ultimo momento sono stato molto fortunato, anche ultimo torneo ho fatto il terzo posto, allora sono contentissimo. È il fattore campo, evidentemente gioca in casa perché è il suo casino, e quello che possiamo dire è che qui a Rozvadov questa è una vera e propria perla, è un gioiello meraviglioso. Grazie, grazie. Sono pure un giocatore che viaggia tutto il mondo, allora qua in questa zona è un po' difficile trovare un altro casino a giocare, perché noi qua abbiamo 140 tavole di poker e abbiamo sempre il gioco. Così mi trovo bene, anche come proprietario del casinò, oppure come giocatore. Peraltro una struttura perfetta per i giocatori, tanti servizi, un ottimo ristorante aperto praticamente sempre e si mangia molto bene, ve lo garantisco. Un buffet di qualità, sempre aperto, gratuito 24 ore su 24. Da titolare, ma da giocatore, ha pensato da giocatore? Sì, sì, perché sai... È molto facile per me a camminare vicino di giocatore, li capisco senza parlarli. E quindi subito la sensazione giusta per ottenere qualcosa di importante, ma anche tanta voglia di crescere ancora. Mi parlavano di una struttura che potrebbe avere anche uno sviluppo a livello alberghiero in qualche modo. Sì, abbiamo fra un anno abbiamo un cambio di legge qua. Dobbiamo aspettare su questo cambio, si cambia in legge normalmente in un modo che possiamo lavorare, facciamo pure un albergo qua, che abbiamo adesso un albergo di 72 stanze, vogliamo fare un altro 200 stanze qua. Quindi diventerebbe una perla, ma già lo è, ribadisco, perché siamo a due passi da Praga, da Norimberga e da Monaco. Quindi avete giocatori veramente di tutta Europa. Sì, abbiamo 60% tedeschi, però altri 40 viaggiano anche 1000 km per venire qua, perché c'è sempre tanto poker, c'è tante cash game, c'è sempre belle tournée garantite per tante persone. Perché il primo giorno di questo torneo... Qualcuno di vostro team mi ha chiesto, perché erano 100 persone, mi dice: come 100 persone? Dico: da 600 a 700 persone arrivano e sono là. 665, questo è stato il numero assolutamente clamoroso, e la clientela italiana arriva qua un po' perché il posto è bellissimo, un po' perché avete anche dei country manager delle Kings Casino che si occupano proprio dell'Italia. Sì. Eppure un'altra cosa, per me sempre come un'insalata, mi piace avere insalate con un po' di roba differente, allora un italiano qua con il tempero italiano lo vogliamo vedere. Prossima settimana abbiamo un altro gruppo italiano che viene qua, abbiamo di Belgio, abbiamo di Polonia che vengono qua in gruppi, facciamo un torneo per loro proprio. Il torneo firmato Bet1128 è stato un successo. È bello poi lavorare con gli italiani, si vede che poi noi quando vogliamo sappiamo organizzare anche noi. Ho studiato in Italia, allora per me mi piace molto, grazie. Che cosa hai studiato? Canto lirico. Ah, quindi cantante lirico, giocatore e titolare di casinò. Così, così sono arrivato dall'antiquariato al gioco. Perché giocavo sempre al casino lo stesso, chiudevo il negozio, andavo all'altro casino, allora ho fatto il mio. Quindi uno che ama il canto lirico e l'antiquariato, l'Italia non può non apprezzarlo. Sì, in Italia sto bene, infatti vado spesso in Italia. Qual è la città preferita? Verona. Romeo e Giulietta, si immagina sotto al terrazzo? Sì, anche Arena. chi ama il canto lirico è normale. Ma lei è originario di quale paese esattamente? Sono nato a Mosca, avevo 3 anni quando siamo partiti per Israele, sono ebreo russo e qua sono dal 93, allora 21 anni, sono qua in Repubblica Ceca. Come si trova? Fantastica,
un paese fantastico, molto, molto tranquillo, non c'è come in Italia le leggi, non puoi camminare più. Non puoi camminare più, devi guardare, se paghi più di 500, più di 1000 euro sei un criminale o qualche cosa, non lo so cosa è successo in Italia, speriamo che si cambia. Non mi sento altro di dire che anche noi in qualche modo speriamo che si cambi, chissà se accadrà. La certezza è che potete provare la magia del Casino Kings a Rozvadov, a un'ora e mezza più o meno da Praga, da Monaco e da Norimberga, indicativamente. Gli aeroporti sono comodissimi e siete accolti da una struttura di primo piano, non a caso capitanato da un uomo che ama l'antiquariato, il canto libero e il poker. Ma cosa volete di più? Grazie mille. Grazie. Ciao.